Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo video, ma soprattutto buon 4 dicembre. Io non lo so, ma io boh, si sta abbassando la luce del telefono perché va in automatico, ma non volevo dirvi questo, Vi volevo dire che praticamente sono entusiasta, non sto, sono entusiasta, sono contenta, sono felice di aprire questo calendario e giorno per giorno mi dà un input in più per colare la resina, anche se non mi serve. Ma va bene, andiamo di coccoline. Conetto! Non è una torre di Pisa, questa non è un conetto perché è storto. È storto. Alle rose, sì, qui c'era scritto sul tubicino e io lo vado ad accendere subito perché mi vuole un attimino. Quando accendo queste cose è come se mi rilassassi. Ci saranno dei soporiferi in mezzo? Non lo so. Vabbè, fa niente. Ok. Sì. Sì, la rosa si sente nettamente. Questo adesso però me lo metto sopra al mobiletto vicino all'albero di Natale. Sì. Allora, dobbiamo andare ad aprire il giorno 4 del calendario dell'Avvento, ma dobbiamo togliere anche questo. Perché questo è finito e li andremo a scoprire tutti quanti insieme il 26, 27, non lo so, vediamo. Vedremo come si prospettano le giornate. Perché ho notato che ogni volta che faccio un programma mi si sballa tutto, per cui non faremo uno scopriamo totale. Non so se il 26 o il 27, ma faremo uno scopriamo totale. Ho rimesso i pigmenti, sì, ok, le ampolline di inchiostro, non mi veniva il nome, di inchiostro, questo è il calendario dell'avvento della Diamine, The Ink Event Calendar, che è praticamente dove ci sono le ampolline delle penne stilografiche, non mi veniva il nome. Per cui 1, 2, 3 abbiamo già fatto. Oggi è il 4, per cui andiamo ad aprire il pupazzo di neve, il numero 4, e vediamo che colore c'è, che colore c'è, che colore c'è. Verde. Spruce. Ok. Ah, come vi dicevo, ho rimesso le ampolline dentro. In modo che quando faremo lo scopriamo delle creazioni e poi vediamo colore per colore cosa. Giusto per darci una linea guida. Allora, lo spruce, questo è Scinted. Scinted, che significa Scinted? Non lo so. Per quanto riguarda l'inglese. Allora, eccolo qui. Scinted. Non lo so. Ma dovrebbe essere un verde pino, un verde sembra. Sì, voi lo vedete bene, sì, è un verde smeraldo, un verde bottiglia, come lo vogliamo chiamare, quel verde lì. Bene, bene, di verde qui. Oddio, che ci faccio di verde? Ci faccio le fasi lunari, ci faccio le lune con le fasi lunari. Sì, ci faccio le lune con le fasi lunari e il geode con quello che mi avanza. Tanto farò sicuramente 10 grammi di A e 5-6 di B. Adesso devo vedere quale resina voglio prendere. Tu però adesso ti devi aprire e io non ti posso sfrantumare qui sopra che mi riempi gli stampi di zozzo. Quell'unico cruccio. Ah, mi sta arrivando l'odore. Sì, che bello, che buono.
di rosa. A me non piace granché l'odore dei profumi alle rose, ma questo sì, questo sì. Eccolo lo spruce! Eccolo. Vediamo. Non è da shakerare perché ha un bel verde. Un bel verde, però non lo voglio aprire sopra le stampe prima di fare danno. È un bel verdone, sì. Ok, andiamo a preparare la resina subito ed immediatamente. A te ti metto qui. Pipetta, ho preparato un po' di resina trasparente e adesso vado a prendere 5 goccine, non cadere, 5 goccine di questo verde. Ok. Penso di aver abbondato. Scintilla, non so cosa sia. E volevo farvi vedere come si mescola. Sembra che si mescoli all'inizio, poi dopo fa la chiazza trasparente, ma poi piano piano si mescola. Adesso io non l'ho fatta sbollentare la resina perché tanto lo devo rimescolare con il pigmento, per cui. Ok. La resina era un po' calda perché l'avevo messo vicino alla stufetta, il componente A. Per cui un po' di bollicine l'ha fatte, però a me sto. È un verde che. Un verde azzurro. Oggi adesso non mi ricordo come si chiama il verde azzurro. È un ciano scuro. È un azzurro primario. Però è scuro, ridà pure un pochino sul verde. Ma. È un spruce. Si chiama spruce. Ok, io adesso. Tanto si è mescolato benissimo. È trasparente, vedete che è trasparente, ma deve sbollentare un pochino. Praticamente devono venire a galla un po' di bollicine, per cui io adesso lo lascio qui. Tu vieni qui. Io aspetterò una decina di minuti. E poi torno subito e coliamo insieme. Eccoci pronti. La resina si è bella che sbollentata. Abbiamo tolto le bolle e adesso facciamo la nostra le lunette e qui poi lo devo asciugare, ma tanto. Amen. E andiamo a buttarci dentro la resina. Che bel colore. Ok. Basta. Tu dove devi scendere? Sempre la solita goccia. Allora, via alcol. E andiamo di palettina.
mattina per riempirlo bene. Sembra, ma non è. Allora, tu sei pieno, vai. Ok, mi è avanzata un bel po' di resina. Adesso io ci volevo fare gli alberelli di Natale e qua intanto cade tutto. Via. Ok. Gli alberelli di Natale, questi qui. Ci vado con le goccine. Ok, cioè una palettina sola. No, qui ce ne va un pochino di più. Ok, a posto. E gli alberelli di Natale sono fatti, però mi avanza sempre della resina, per cui ci vado a fare quasi quasi ne faccio due, perché sì. Ci faccio anche questo, dato che questo qui ci va poca resina. Ci faccio anche questo. Se le fasi lunari, sì, le fasi lunari le facciamo questo bel verdino, verdone, ci vado con la palettina. La solita goccia antipatica, mi ci è avanzata la resina come al solito. 10 grammi sono. Sembra che siano un po' troppi. Ci faccio più di una creazione con 10 grammi. Ok. Allora, ok, adesso cosa ci vado a fare? Quanta ne è rimasta? Allora, prendo un altro stampo. Ecco lo stampino, eccolo qui. E perché ho preso questo? Perché le pozioncine con il verde. Direi che ci sta bene. Direi proprio che ci sta bene. Adesso mi è avanzata un altro po' di resina e ci faccio anche l'altra pozioncina, vai. Ci sto pulendo il bicchierino. C'entra un'altra gocciolina di qua. Sì. Ma basta, finito. Abbiamo pulito il bicchierino e ora puliamo la palettina. Ok. Ok. Vai. Ok.
Oddio, che carino l'alberello! L'alberello sembra proprio più verde, forse perché è più sottile, più piccolino. Questi sembrano proprio un verdone di quelli strong, strong. Bene, 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 bene. Anche oggi abbiamo, come dire, abbiamo aperto il nostro calendario. Ci siamo coccolati con il conetto. Che non sento più, si è spento. No, si è spento, si è finito. Cioè, dura pochissimo, ma va bene. Va bene. Comunque, sì. Ops, sono andata a sbattere contro il calendario dell'avvento perché ce l'ho qui vicino, vicino alla mia gamba. E niente, ragazzi e ragazze, per oggi abbiamo finito. Domani è un altro giorno. Anche perché oggi era una giornata no, per cui volevo vedere un attimo, mi sono puntata, ho detto è una giornata no, ok, ti sfido e ho sfidato la giornata no ed ho creato, per cui io direi che va bene, bene. Anche lo spruce va bene, va benissimo e adesso ti rimetto dentro la scatolina. Così quando faremo lo scopriamo, vediamo. Andiamo anche in fila in base. Potrebbe essere una bella idea. È il criceto, ogni tanto il criceto si attiva. Il giorno che faremo lo scopriamo di tutte le creazioni, riapriamo il calendario dell'avvento ed in base ai colori che ci capiteranno andremo a scoprire le creazioni. Sì, ogni tanto il criceto qualche idea carina ce l'ha, dai, ce l'ha. Bene. Bene, ragazzi e ragazze, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi auguro di nuovo un buon 4 dicembre e ci vediamo domani. Mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete, commentate e create. Ciao ciao!